siamo alla fine, devo leggere la fine. Io sono nato a Barroso, non sulla piazza del paese, ben sul villaggio, sul versante sotto la montagna. Allora nei momenti di maggiore stress, no, la voglia di tornare là era grande, ma la potevo solo immaginare il mio ritorno. Strada sassosa. È una strada sassosa, erta e polverosa. Salire in automobile è un'impresa impossibile. Non ce la fa, mi pare. Qui non ci serve a niente questo ordigno impotente. Strada sassosa, fra le siepi racchiusa, lungo prati in declivio e montagnola boscosa. Risaliremo a piedi, sudore nei capelli, terreni abbandonati, a niente coltivati, con erba da falciare, o da brucare, o da bruciare. Fra radi alberi ombrosi, nel verde una casetta, compalizzate appare, e la stalla, e il fienile, l'etamaio brunito, e un balcone fiorito. Qui vorremmo sostare, qui vorremmo restare come un tempo lontano, povero ma fecondo, e andarsi alla malora tutto il resto del mondo. Beh, intanto grazie per la lettura bella. E qualcuno ha qualcosa da dire, da chiedere? Nessuno? Vabbè, stimolo io. Io so che prima di arrivare al libro, alla forma del libro, una forma che è abbastanza tradizionale, ci sono delle rime abbastanza sapientemente utilizzate, anche però con un gusto classicheggiante, non le trovo classicheggiante. Però io so, da quello che abbiamo fatto, che hai studiato anche gli americani, anche i poeti della Beat Generation. Spiegaci un po' il passaggio, il punto di percorso e di arrivo fino a questa forma così classica, nonostante gli studi che portano in un'altra direzione. Diciamo che l'inizio della mia, chiamiamola, cultura letteraria, come vi dicevo prima, è stata la scuola, no? Ma una volta fuori dalla scuola, cioè, finché si è a scuola, no, stimolati dagli insegnanti, eccetera, si amano le letture classiche che ci propongono, anche moderne, ma sempre con una certa retro classico. Poi, una volta fuori dalla scuola, allora uno si sbizzarrisce e va a cercarseli. La prima mia, diciamo, amore letterario fuori dalla scuola fu García Lorca. Tanto è vero che la mattina facevano un corso di spagnolo per la radio, no? E io mi alzavo presto la mattina alle 6 per seguire, perché avevo voglia proprio anche di leggerlo nella sua versione originale, ma poi, cioè, non è che poi sono diventato un esperto di letteratura. Cioè, ho cominciato con lui, non fuori dalla scuola, poi sono andato avanti. Mi sono imbattuto, appunto, come diceva Alessandro, nella Beat Generation, di Jack Kerouac, Burroughs, tanti altri, insomma, no? I quali però erano molto prolissi, se è giusto il termine, tante parole in fila, poesie lunghe così, no? E io anche avevo cominciato in Italia a scrivere poesie lunghe, poi mi sono detto, ma la poesia deve essere un po'
sintesi, non chiacchiera, insomma. Cioè, se io scrivo un racconto, scrivo un racconto, se scrivo una poesia, cerco di sintetizzare, però ho anche bei poemetti che ho fatto in altri tempi. Allora, intanto vi dico che lì ci sono dei libri, chi vuole può acquistare qui adesso. E volevo lasciare la parola ad Alessandro se vuole raccontarci un po' della cosa che dice. Innanzitutto buonasera, quindi a me è ingrato compito di chiudere una così bella presentazione. Allora, innanzitutto un ringraziamento e un plauso per la presenza qui di Dario. Voglio notare che questi eventi includono dei poeti di grande rilievo. Abbiamo avuto Anna Maria Carpi l'altra volta e il prossimo sarà Gianmario Villalba. Per cui l'inserimento di un autore, di un poeta esordiente, per quanto non più giovanissimo, è una scelta lodevole e coraggiosa. Samuele Editore. La Samuele Editore nasce nel 2008, dirò giusto due parole, una cornice editoriale classica, ecco, nel 2008 con I poeti di Pordenone, poesia del Novecento, a cura di Ludovica Cantarulli. È un progetto in dieci volumi che vuole dare degli esempi della poesia pordenonese, quindi Pordenone, in italiano dal 1901 fino al 2000, cioè alle porte di Pordenone Regge. Questo nel 2008. Nel 2009, a giugno, se non ricordo male, abbiamo appunto la collana Scilla con i minatori di Dario De Nasini. Una collana che nel giro di due anni e mezzo, ha avuto una certa fortuna. Ora siamo conosciuti meno male in tutta Italia. Stiamo pubblicando adesso, in questi giorni, un volume a Roma, un volume con Carandrone, De Bellis, Fantato, nomi assolutamente di rilievo. Abbiamo allegato questi volumi della collana Scilla per fazioni di grandissimo rilievo, quali quella appunto di Giovanni Villalta, Paolo Filli, Mario Scalambro, Reggio Pecora, Maurizio Cucchi, il quale poi ci ha presentato insieme a Ramati e Squarotti in varie parti del nord Italia. Per tornare, giusto a dire due parole anch'io sul libro, per tornare a questo libro, ecco, la collana Scilla in qualche modo si plasma su Minatori di Dario De Nardini. La collana deve molto questo volume, deve molto in due direzioni differenti, innanzitutto sul modus operandi che abbiamo imparato ad utilizzare con gli autori e poi sulle caratteristiche, sulla natura della collana stessa. Sul modus operandi perché? Perché come giustamente diceva Giulia, all'inizio erano due volumi, erano due primi, in realtà non erano due, di poesie molto eterogenee. E questo già è una lettera di Gianmario Villalta, questo ci ha portato a tre mesi di discussione e confronto utile a creare appunto questa struttura, questo libro. E questo è diventato una sorta di modus operandi un po' inedito nella poesia, perché la poesia per un editore si pubblica tale e quale, così come arriva si pubblica. E invece invadiamo proprio il campo autoriale e cerchiamo di crescere insieme agli autori al fine di pubblicare il miglior libro possibile che possiamo tirar fuori un po' dall'autore, ma anche da noi come casa editrice. Il secondo dato che devo dire assolutamente, devo dire molto questa collana a Dario, è il fatto di cercare libri che siano onestamente e siano umanamente e intellettualmente onesti. Perché qualche tempo fa una persona mi ha detto che il poeta è un falsificatore, che è poi alla fine anche un riferimento a Pessoa che dice il poeta è un fingitore. In realtà non sono molto d'accordo con questo punto di vista. E guardate che, questo lo dico come editore, l'editore ha sempre la responsabilità nel momento in cui crea una collana di letteratura, che sia poesia, prosa, teatro, ha la responsabilità di dire questa secondo me è la poesia, nel mio caso appunto la poesia. Per cui questo affermare la poesia deve essere verità, deve essere racconto umano, deve essere racconto vivo e vero, è in qualche modo appunto una caratteristica importante della collana. Per dare, ecco, chiudere un po' questo mio intervento, voglio dare un piccolo aneddoto, forse Dario ricorderà ancora, che spiega bene poi questa caratteristica di verità che noi andiamo a cercare e che troverete se acquistate il libro. Primo giorno che ho incontrato Dario avevo un appuntamento in una pasticceria, una cioccolateria, e io sono arrivata con più di un'ora di ritardo. Una cosa che avrebbe fatto irritare anche un santo. E invece Dario, devo dire, ancora ringrazio di essersi arrabbiato,
era estremamente tranquillo, paziente. Una pazienza che poi trovate, spero avrete sentito, nel libro. Quindi l'uomo scrive ciò che è, e ciò che è scritto è l'uomo alla fine. E con questo vi faccio chiudere il mio intervento e vi passo la parola. Grazie mille. Grazie. Va bene, io ringrazio tantissimo Dario, sono molto felice di averlo avuto qui oggi. E volevo chiudere con una frase di Giorgio Caproni, che cade a toc, come si dice, in un'intervista la dice. E dice: io penso che il poeta sia un po' come il minatore, dalla superficie, cioè dell'autobiografia, scava, 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 finché trova un fondo nel proprio io che è comune a tutti gli uomini, scopre gli altri e se stesso. Ecco, ringrazio. E fra due settimane saremo sempre qui alle 6:30 con Gianmario Villalta e il suo libro Vanità della mente, che è uscito da pochissimo, da un paio di settimane, per cui vi aspetto. Grazie Margherita. Grazie a tutti per la compagnia.